È una partita in quanto tale è difficile. È difficile perché ogni partita ha le sue insidie, soprattutto giocare fuori casa, soprattutto giocare contro una squadra che in questo momento è un po' assetata, no? Di vittoria. E quindi è una partita difficile, a prescindere dai dati, no? Degli score. Non credo che la partita si basi su quello. Sappiamo per noi l'importanza di questa opportunità di continuare a far bene, conosciamo la loro voglia, no? Di giocare questa partita e abbiamo preparato la partita come ogni settimana. Credo che possa assomigliare alla gara di Potenza, perché abbiamo studiato la Paganese, è una squadra con un baricentro molto basso, giocano 3-5-2 e diventano 5 difensori in linea e quindi sarà quel tipo di partita, sarà una partita in cui la lotta sulle prime palle può fare la differenza? Sarà una partita in cui la partita delle palle inattive può fare la differenza? E quindi sarà una partita sporca. Mi aspetto questo tipo di partita. Abbiamo preparato questo tipo di partita, molto simile al Potenza. Col Potenza non eravamo prontissimi a quel tipo di partita, poi ci siamo adattati. I ragazzi sono stati bravi ad adattarsi. Non sarà una partita facile. Non sarà una partita facile, ma credo che non sarà facile neanche per loro, perché in questo momento stiamo bene e vogliamo competere al nostro massimo e quindi andiamo giù consapevoli della difficoltà della partita, ma a giocare per vincere come sempre. Fino adesso il Teramo ha dimostrato che è una grande squadra. Da qui in avanti lo dovremo dimostrare, perché nel calcio si fa subito a tornare ad essere una squadra normale. Quindi questa squadra ha dimostrato di avere le qualità, cose in cui io ho sempre creduto. La difficoltà naturalmente sta nel continuare, nel perseverare, no? Ad avere questo tipo di atteggiamento. Io sono convinto che noi lotteremo sempre. I risultati non prometto risultati, noi come squadra non promettiamo perché non possiamo controllare i risultati. In campo può succedere di tutto. Sicuramente, la lotta, il pantaloncino sporco, quello sarà la nostra caratteristica, da qua alla fine. E la cosa grande sarà continuare su questo trend, ma sono sicuro che con il giusto approccio e con la giusta umiltà, possiamo far bene in questo campionato. Bomba ha un problema alla schiena, Soprano ancora un po' l'adduttore, Viero ha fatto una distorsione domenica e Gerbi ancora ha avuto un piccolo risentimento allo psoas, all'adduttore. E non si è allenato negli ultimi 2 giorni. E nel pomeriggio aspettiamo anche, no, l'esito dei tamponi che abbiamo fatto ieri, perché in questo momento siamo sempre sul chi va là, siamo sempre nella speranza che vada tutto bene, insomma.